giriamo da appena 3 settimane e ho ballato, ho riso, ho cantato, ho pianto, e ho raccontato una donna e continuerò a raccontare una donna a 360 gradi ed è raro. Sposi al Rosso che cos'è? Sposi al Rosso è una commedia all'italiana che parla di sentimenti, ma parla di famiglia, ma soprattutto parla della forza e del coraggio di reinventarsi una nuova vita. Ci sono una buona parte di italiani, di giovani italiani, parliamo di quarantenni, ai quali non viene dato credito, e quindi l'unico sbocco per poter crescere è quello di crearsi un'opportunità in una dove non c'è nessuna opportunità. Mi sono innamorata subito del personaggio perché era un modo di raccontare innanzitutto le donne di una certa età che non raccontiamo più, sono invisibili, e poi una donna diversa che è centrata, vulnerabile, però allo stesso tempo anche molto forte, che ha il coraggio di prendere e lasciare tutto alla ricerca di se stessa e della sua serenità. Sì, anche il personaggio di Rita è un personaggio appunto che vorrebbe fuggire, diciamo, da questa famiglia, ma che però in qualche modo ormai si trova lì, ormai ha dei figli, ormai ha una famiglia, ha costruito la sua vita qui e quindi è costretta a vivere una vita che in realtà non le piace veramente, un po' appunto come sono i personaggi del nostro film, sono tutti ingabbiati dentro qualcosa che dentro una vita che non vorrebbero vivere. Yeah.